Passiamo all'interrogazione numero 3751 degli onorevoli Baldelli e Bocciardo concernente iniziative per prevenire l'insorgenza dei malesseri collegati alle cosiddette ondate di calore. Onorevole Bocciardo, a lei la facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente, signor Ministro. Premesso che il Sistema Nazionale di Sorveglianza, Previsione e Allarme per la Prevenzione degli Effetti delle Ondate di Calore sulla Salute della Popolazione è stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile nel 2004 e consente di individuare che ogni specifica area urbana, le condizioni meteoclimatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute dei soggetti vulnerabili e che in base a questi modelli sono elaborati dei bollettini giornalieri per ogni città in cui sono comunicati i possibili effetti delle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore e che negli ultimi giorni è successo sempre più di frequente che i bollettini segnalassero situazioni meteoclimatiche classificate come livello 2 e livello 3, chiediamo quali siano le iniziative del Ministero della Salute per prevenire l'insorgenza dei malesseri collegati al caldo eccessivo, per salvaguardare la salute della popolazione a rischio. Grazie. Grazie onorevole Bocciardo. A facoltà di risposta il Ministro della Salute, onorevole Ferruccio Fazio. Prego. Presidente, onorevole Bocciardo, anche per quest'estate, per l'estate 2011, il Ministero ha predisposto un programma specifico, detto Programma Nazionale per la Prevenzione dei Rischi per la Salute Ondate di Calore, che è di fatto supportato da due progetti nazionali, uno finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile e l'altro dal Ministero della Salute tramite il Centro di Controllo delle Malattie. L'integrazione di questi due progetti, che sono coordinati dal Dipartimento di Epidemiologia dell'ASL Roma E, consente l'attivazione sul territorio nazionale di un sistema di previsione e di allarme in grado di dare l'allerta caldo nelle principali aree urbane e per quest'estate è operativo questo sistema dal 15 maggio e lo sarà fino al 15 settembre in 27 città italiane. In queste 27 città sono stati individuati prima dell'estate i centri di riferimento locali col compito di garantire la diffusione dell'allarme di calore alla rete dei soggetti che sono i soggetti fragili coinvolti nell'attività, sia i soggetti fragili e questo tramite quelli che sono i soggetti e gli enti coinvolti nell'attività di prevenzione, che sono i medici di medicina generale, gli ospedali, le case di riposo per anziani e le residenze socio-assistenziali, nonché organizzazioni volontariato, 118, altri ospedali e così via. In 34 città è stato attivato il sistema rapido per la rilevazione della mortalità giornaliera che ci dà i dati di mortalità relativi alla popolazione residente con le relative età. Nel 14 aprile 2011 abbiamo emanato l'ordinanza ministeriale finalizzata a sollecitare e promuovere l'iniziativa locale per costruire l'anagrafe delle persone suscettibili, che sono i soggetti fragili, quindi soggetti anziani, bambini, soggetti con patologie croniche, e abbiamo assicurato il supporto tecnico alle istituzioni locali proprio per l'identificazione della popolazione suscettibile alla fine della cosiddetta anagrafe della suscettibilità. In più il Ministero assicura una campagna di informazione rivolta alla popolazione generale ma anche a alcune categorie particolari attraverso vademecum e opuscoli informativi e infine il giorno 9 luglio abbiamo attivato il numero 1005, il call center, cui tutti i cittadini possono chiamare dalle 8 alle 18 di ogni giorno, compresi i festivi, per avere informazioni sia sulle condizioni meteo, sia su come comportarsi, sia eventualmente dove andare, se esistono delle problematiche, quando è il momento di uscire, quali sono le principali indicazioni che i cittadini particolarmente fragili devono seguire. Grazie signor Ministro. Facoltà di replica all'onorevole Bocciardo. Prego. Grazie. Ringrazio il Governo per la puntuale risposta e per la conferma dell'impegno profuso nel prevenire e nell'affrontare i problemi delle ondate di calore che possono comportare gravi problemi soprattutto alle fasce più deboli, in generale anziani e bambini, ma anche persone affette da particolari patologie. Come accade per le pandemie influenzali, la vigilanza, la prevenzione attraverso anche un'adeguata informazione tramite mass media, la stretta collaborazione fra enti meteorologici, Protezione Civile e Ministero della Salute,
il codice di allarme per il pronto soccorso sono fondamentali. Desidero raccomandare al Governo una particolare attenzione ai bambini, che non essendo coscienti dei problemi a cui possono andare incontro, dipendono dalle scelte fatte dai genitori. Senza dimenticare i casi drammatici di cronaca di quest'ultimo periodo, bambini abbandonati e dimenticati in macchina, è importante che sia promossa una forte sensibilizzazione sui genitori, sui pericoli a cui possono andare incontro i loro bambini e dare un decalogo semplice ma concreto di suggerimenti di prevenzione di come comportarsi in caso di colpo di calore, come individuarlo dal comportamento del bambino, la sonnolenza, l'apatia, la mancanza di appetito, eccetera. Infine desidero sottolineare un fatto. Credo che questo sia appunto il primo anno in cui si instaura un sistema di sinergia e di intervento su questo tipo di problema e quindi in qualità anche di membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ringrazio il Governo per questa attenzione. Grazie. Grazie onorevole Bocciardo.